di YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi nuovo video, parliamo ancora di tappeti erbosi. Vi volevo parlare appunto del mio green da golf in Agrostis stolonifera, una specie utilizzata tantissimo nei campi da golf perché si presta ad essere tagliata molto molto bassa. Quindi nei green sapete che si gioca sui 3 mm soprattutto quando si fanno i campionati, proprio perché la pallina deve scorrere, e i golfisti amano molto appunto questa peculiarità poi di questo tappeto erboso, che deve essere appunto giocabile. Qua l'anno scorso ho realizzato a novembre, quindi quasi un anno di green. Diciamo che all'inizio è stato un po' difficile perché ho fatto una semina un po' tardiva, qua c'era della festucca, ho tolto la festucca e ho seminato l'Agrostis, che trovate appunto tutti i video sulla realizzazione nel mio canale. Invito anche ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Quindi diciamo che oggi siamo a settembre, metà settembre, mi trovo qua con il green in ottime condizioni. Devo dirvi che la gestione è stata abbastanza impegnativa, soprattutto nella parte in primavera. Come sapete, una microterma stolonifera cresce tantissimo, ma adesso sta iniziando a crescere nuovamente perché siamo a settembre. Devo essere sincero, non ha patito così tanto il caldo rispetto alla festucca. Comunque anche lì ha vegetato, ma soprattutto non si è ammalata. Una cosa appunto molto particolare di questa specie, che si ammala tanto, essendo una varietà molto vecchia, come poi tutte le Agrostis tendono ad ammalarsi, chi più chi meno. Questa invece devo dire che quest'estate si è comportata benissimo. Ovviamente ci sono stati verticut, i tagli due volte a settimana, ho dato agenti umettanti, top dressing, non ho utilizzato fungicidi in quanto la malattia non si è presentata, rispetto magari alla festucca che ne ha risentito tantissimo. Poi mi ricordo che durante l'inverno avevo avuto un po' di attacchi di Microdocchium nivale laggiù, ha tardato tantissimo a chiudersi. Oggi vi volevo far vedere appunto il discorso feltro su questo tappeto erboso. Vi avevo detto che la festucca produce pochissimo feltro, l'Agrostis invece ne produce tantissimo. Infatti va eseguito un verticut generalmente anche uno al mese, poi dipende da come teniamo il green, perché la produzione di feltro, di erba morta, è tantissima. Ora vi faccio vedere un po' appunto la zolletta. Tiriamo una zolla e vi faccio vedere appunto guardate. Ora qua non si vede, però l'erba gialla che c'è sotto, vedete, è parecchia. Adesso l'ultimo verticut io l'ho fatto a giugno, se non ricordo male. Vi faccio vedere da vicino un po' il giallo che si vede, che poi non è vero feltro, ma è un falso feltro. Non è tantissimo, però inizia a vedersi. Quindi in questo caso io devo fare un verticut leggero per fare una pulizia del green, perché appunto l'Agrostis tende a sporcarsi tantissimo e non va bene tenere il feltro, così tanto feltro, perché poi porta a un sacco di problemi, soprattutto nei campi da golf. Quindi perché vi voglio fare questo discorso? Perché l'arieggiatura, come vi ho detto, arieggiare, fare un verticut al tappeto erboso spesso non è necessario, ma in certi ambiti è obbligatorio. Su un green tecnico da golf, ovvio che qua non ci viene a giocare nessuno, però nei green lo si fa, perché c'è, a parte la Agrostis, però c'è ad esempio il compattamento, quindi si fanno le chiodature, le carotature,
poi si fa il top dressing con la sabbia silicea. Perché? Perché la sabbia silicea aiuta a prevenire la formazione di feltro. Quindi queste operazioni qua, che sono anche costose, per quello poi un campo da golf, la gestione di un campo da golf è costosissima, come quella anche di un campo da calcio, forse un campo da golf ancora di più, anche perché non si parla di 6.000 metri, ma si parla di ettari, ettari di verde. Ovviamente non è che tutto green, e la parte dove si lavora di più è il green. Quindi si fanno queste operazioni qua, perché poi sennò va tutto in malora. Quindi se vogliamo dei green perfetti, giocabili, ma anche che rispettino certi standard, bisogna starci dietro tantissimo. Per quello è impensabile poi farsi un prato in agrostis a casa. O avete tanto tempo e siete pensionati, e avete anche le capacità, e allora ci passate molto tempo, oppure è veramente faticoso. Io quest'anno ho avuto molte difficoltà a tenerlo, già solo con i tagli è un lavoraccio. Poi oltretutto, taglio liquidale obbligatorio, non pensate di tenere un tappeto erboso del genere con una macchina rotativa, perché tagliarlo a un centimetro già non va bene. Io lo tengo a 6 mm con le liquidale, che già avete visto nei miei video. E devo dire che è uno dei miei tappeti erbosi preferiti. Se avessi avuto veramente il tempo, probabilmente avrei fatto tutto il mio prato, l'avrei convertito ad agrostis, ma lasciamo stare. Quindi in questo caso, adesso nei prossimi lavori che vi farò vedere, farò sicuramente un verticut e farò anche una carotatura, una chiodatura, e poi faremo anche un top dressing. Vi faccio vedere comunque come si fa e vi spiego un po' di passaggi anche tecnici. Quindi vi volevo giusto aggiornare, per chi mi segue da tanto sul green, e niente, rimanete connessi, mi raccomando, perché ci saranno nuovi video e tante novità, e parleremo tanto sui tappeti erbosi e cercherò di darvi una mano. Quindi ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube, mi raccomando, pagina Facebook e Instagram Greenhouse Italia, e vi aspetto con un prossimo video. Ciao!